Oggi recensiamo Kingshop i9420, uno smartphone dual SIM che, come potete vedere fin da subito, ricorda moltissimo un altro top di gamma. Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it. Oggi recensiamo Kingshop i9420. Si tratta di uno smartphone dual SIM abbastanza interessante, dello schermo molto ampio, con un design che ricorda in modo molto, molto, aiutatemi a dire, molto ricalcato il top di gamma Samsung. Ovviamente parlo di S3. Questa è la confezione che quasi non si richiude da quanto era piena di roba, e abbiamo anche già rimosso lo smartphone. Quindi andiamo a vedere cosa è presente nella confezione: il cavo USB, micro USB, le cuffie stereo standard, questo gancino per l'auricolare, la custodia, il manuale d'uso, tra l'altro quasi più completo di quelli degli smartphone più blasonati, una seconda batteria, quindi abbiamo già messo ovviamente la batteria nel telefono, questa è un'altra batteria. L'alimentatore per l'auricolare Bluetooth, questo è il suo relativo gancio, il caricabatterie da macchina, l'alimentatore da casa e un'altra pellicola per il display, oltre quella che era già applicata sul display appunto, e che noi abbiamo rimosso per dovere di cronaca per testare lo smartphone, ovviamente senza la pellicola. Questo è il dispositivo, ovviamente abbiamo detto ricalca in modo molto molto marcato Samsung Galaxy S3. Il processore è un single core Cortex A9 da 1 GHz, GPU Power VRSGX53, schermo da 4 pollici, da ben 4 pollici e 7, con risoluzione 480x800. A GPS, supporto anche ai satelliti GLONASS, fotocamera da 5 megapixel, fotocamera frontale, connettività HSUPA, 512 MB di RAM, 4 GB di memoria interna, WiFi, Bluetooth, GPS, barometro, giroscopio, schermo multitouch e anche Android aggiornato già alla versione 4.1.1 Jelly Bean. Andiamo a vedere un pochino il design. Come abbiamo visto, tasto centrale che però è leggermente rialzato, cosa che non è sull'S3. Tasti touch qui di lato, bilanciere del volume, tasto di accensione, fotocamera, flash, speaker e questo che probabilmente dovrebbe essere un secondo speaker, ma probabilmente è semplicemente un pezzo di plastica che serve a farlo somigliare a quell'altro. Sotto abbiamo la porta micro USB, il microfono, sopra abbiamo il jack audio. Se andiamo a vedere dietro, abbiamo la micro SD da 8 GB, inclusa anche questa, già nel telefono, era già inserita nel telefono, due SIM, una UMTS e una solo GSM. Adesso per la nostra prova purtroppo ne abbiamo messa una sola perché non abbiamo un secondo adattatore, abbiamo due micro SIM, ma un solo adattatore purtroppo. Comunque abbiamo provato anche con una micro SIM e un adattatore e una SIM normale, ovviamente, altrimenti non avremmo potuto provarlo nella modalità dual SIM per cui è pensato. Come vedete, l'interfaccia è quella stock di Android, Jelly Bean, sfondo widget ricalcano invece molto quelli di Samsung, ma in realtà poi finisce lì, il sistema è completamente stock. Qui abbiamo questi widget che avevamo visto anche su Acer Liquid Gallant Duo, e ci fanno pensare quindi che probabilmente siano comuni fra gli smartphone dual SIM. Quindi toggle qua su in alto, perché la barra delle notifiche è un po' particolare. Se andiamo negli SMS, per esempio, vediamo che qua su viene mostrato il colore della scheda che abbiamo inserito. Possiamo impostare tutto dalle impostazioni, andiamo a vedere. Adesso c'è una sola SIM, quindi non possiamo ovviamente agire su entrambe, ma possiamo decidere il colore, accendere o spegnere la singola SIM, dare tutte le varie impostazioni e scegliere quale fra le due SIM deve compiere azioni predefinite, come chiamate, scusate, come chiamate, messaggi o dati. Nelle impostazioni abbiamo anche dei profili audio, quindi
Parliamo di veri e propri profili, quelli che molti chiamano i profili Nokia, perché da quel tempo che vengono. Accensione e spegnimento programmato, esattamente anche come l'Asher Gallant Duo, quindi possiamo programmare, per esempio, l'accensione alle 7:25 e far suonare la sveglia alle 7:30. Quindi è una mezza soluzione per la sveglia da spento. È una mezza soluzione, nel senso che non è una vera sveglia da spento, ma funziona. Quindi potrete tranquillamente programmare la sveglia anche col cellulare spento. All'interno troviamo tutte le applicazioni stock di Android, quindi nessuna preoccupazione da questo punto di vista: Maps, YouTube, Gmail, eccetera, eccetera. E il Play Store, che funziona ottimamente anche con Play Music, eccetera, eccetera. Facciamo vedere, giusto per scrupolo. Giusto per scrupolo, invece, ha dato un bel errore di connessione e ci ha subito dimostrato che davanti alla telecamera anche i telefoni si emozionano. No, niente. Comunque, l'abbiamo usato fino a 2 secondi fa. Tante anche le applicazioni preinstallate, a parte Nova 3 che abbiamo ovviamente acquistato noi, tutte le altre applicazioni che vedete erano già installate nel telefono. Quindi una suite di applicazioni discrete, anche applicazioni che sono a pagamento, quindi troviamo per esempio Tuning Radio, troviamo per esempio Fruit Ninja o Cartoon Camera Pro. Abbiamo un task killer che noi abbiamo provveduto a disattivare perché a nostro parere servono veramente a poco, Aldico per leggere gli ebook, Angry Birds ovviamente il gioco, aTorrent per scaricare torrent, Box per sincronizzare i vostri file, come anche Dropbox. Cominciamo dal browser. Carichiamo il nostro sito in versione full, nonostante avessimo scritto una cosa che non c'entrava assolutamente niente. Quindi mettiamo subito alla prova la potenza di questo smartphone. Eccolo qua. Proviamo a caricare un articolo. Siamo quasi. Comunque, come vedete, il caricamento è rapido, siamo connessi in wifi, manca la navigazione fluida, scorrimento, zoom, niente da invidiare ad altri top di gamma, con anche, vedete, qualche lag, quelli soliti di Android anche su Jelly Bean, ma tenete conto che qui c'è anche un video flash e scorre comunque molto bene. Questo tasto qui è un po' duro, un po' troppo duro per quello che avrei voluto. Cartoon Camera Pro, abbiamo anche una to-do list, abbiamo Documents to Go, che non so perché ci stai chiedendo i dati. Dove sono? Dove sono? File locali. Ho sbagliato cartella. Eccolo qua. Cominciamo con il DocX. Ok, ha già caricato tutto il testo, quindi lo scroll è molto fluido. Se proviamo a fare uno zoom, c'è questa attesa, ma poi c'è il ridimensionamento del testo, quindi c'è da attendere un attimo, ma il risultato che otteniamo alla fine è buono. Vediamo il PDF di fisica invece. Molto rapido il caricamento. Se facciamo lo zoom, non c'è ridimensionamento del testo, ovviamente, perché è un PDF. Ma il render è praticamente istantaneo. Abbiamo poi Flash, abbiamo un file manager, ne abbiamo poi un secondo dopo, Fruit Ninja, la fotocamera, ups, la galleria, andiamo a vedere un po' i formati video supportati. Questo è il nostro DivX. Abbiamo, come avete visto, anche Mobo Player. Quindi questo è il DivX, vedete lo schermo è luminoso ma inclinandolo si va a perdere molta della visibilità. Ora lasciate a parte i riflessi ovviamente che ci sono. Quindi se questo funziona in modo ottimo, questo non ci interessa, questo vediamo. Vediamo che il timelapse a 1080p invece fallisce la riproduzione. Se invece, questo invece è l'MKV, ma è la stessa cosa, anche l'MKV ovviamente non gira.
Con nuovo player funziona, ma la fluidità non è altissima, quindi non è un terminale perfetto per decodificare e guardare i vostri video in HD, mentre invece è tutto ok per i video a definizione standard, quindi i classici di VIX. Per quanto riguarda la musica, abbiamo sia Play Music che il lettore musicale. Partiamo da questo, solo perché. Volume alto, possiamo garantirvi che in certe situazioni è anche quasi troppo alto da non lasciare al massimo, e anche una buona qualità del suono, avete sentito, sia nella parte strumentale che della parte vocale. Nova 3, non stiamo a farvelo vedere, funziona, però nelle situazioni concitate, il telefono rallenta abbastanza, va un po' a scatti, non è esattamente, giocabilissimo. Ovviamente nessun problema in giochi come Fruit Ninja o Angry Birds. Un pochino più complessa la situazione con Nova 3, con giochi intermedi comunque va ancora bene. Abbiamo altri programmi, abbiamo un altro file manager, abbiamo Skitch, abbiamo TeamViewer nella versione free, TuneIn Radio nella versione pro. Abbiamo anche Smart Keyboard Pro, che noi però abbiamo scelto di utilizzare invece la tastiera standard di Android che preferiamo rispetto a questa. Quindi avete visto un telefono che è completamente stock. Possiamo anche allontanare un attimo la telecamera e fare la nostra solita telefonata standard al 190, mettere in viva voce. Come avete visto, nella barra in alto compare il colore della SIM che stiamo utilizzando, il colore era il verde, era quello che avevamo impostato noi. Quindi, uno smartphone che è interessante perché il suo prezzo è 199 euro, è un dual SIM, ha un bello schermo, nonostante la risoluzione non sia altissima, ma veramente un bello schermo, una confezione molto molto ricca, quindi avete visto due batterie, caricabatterie da macchina, da casa, anche l'auricolare Bluetooth e la custodia e la micro SD da 8 GB. Quello che forse può far storcere un po' il naso effettivamente è il fatto di essere così uguale al top di gamma Samsung. Sarebbe forse stato meglio che avesse avuto un aspetto estetico completamente diverso. Per molti però comunque può essere una cosa assolutamente accettabile, quindi è sicuramente una cosa di gusti personali scegliere se avere uno smartphone identico a un altro smartphone, perché di per sé il telefono, possiamo dirlo, non ha difetti particolari. Certo, magari il processore non è dei più performanti, lo schermo perde un po' di luminosità inclinandolo, ma comunque la sensibilità al touchscreen è esattamente la stessa degli smartphone top di gamma. L'ho detto e sono riuscito a pigiare per sbaglio Nova 3. L'unica cosa un pochino realizzata peggio è questo tasto centrale che è un po' duro. Funziona benissimo. Però c'è un ha un feedback un po' duro. È in vendita sul sito kingshopitalia.com al prezzo di 199 euro, quindi perfettamente allineato con gli altri smartphone dual SIM di questo tenore. Per questa recensione è tutto, un saluto da Ciso per androidworld.it.